E buon pomeriggio, siete sintonizzati su www.radiobaiano.it, siamo ad Indifferenti. Oggi sono sola perché il mio collega per le puntate extra mi dà sempre buca, quindi cari ospiti mi dispiace ma dovrete accontentarvi solo ed esclusivamente di me. Vi è andata bene perché il mio collega è uno stupido fondamentalmente. Allora, oggi siamo con due persone, non è un gruppo, non è un singolo, ma sono due progetti a parte che presentiamo uno alla volta. Il primo è Vozza Ciao. e poi ce l'ho fatta dopo un anno di preghiere, l'ho pregato in tutti i modi, vieni a Radio Baiano, quando vieni ce l'ho fatta perché oggi è con me Davide Napoleone. Ciao. E poi alle mie spalle c'è un tizio che non vuole sedersi, mi mette agitazione. Mette a tutti eccitazione. Ora allora, io te lo Io dico. sono la persona che tiene alta Presentati l'attenzione. innanzitutto. Sono Thomas. Thomas, sai che dicono qui a Radio Baiano che io porto ansia, però tu in No, questo momento la porti molto più nessuno lo di conosceva. me. Thomas non era ancora arrivato a Baiano. Infatti, non era ancora arrivato a Baiano. Io sono una Siediti, persona vuoi che sederti? faccio, per me questa è diventata casa mia. Allora Infatti, vieni, vieni, vieni accanto a me, non ti vieni. preoccupare, che Appropinquati, avvicinati. Allora, Vozza, parliamo di te Sì. perché adesso sento spesso parlare di te in questi giorni. Hai appena pubblicato questo EP, Sì. però partiamo dal principio. Com'è Ok. nato questo progetto? Quando è nata la tua passione per la musica? Allora, la passione per la musica è nata comunque sin da quando ero piccolino, diciamo che sono comunque cresciuto con la musica, perché comunque in casa ho avuto sempre la possibilità di ascoltare comunque tantissima musica e quindi ho avuto tante varie influenze, quindi comunque sono stato molto fortunato. E in realtà io nasco comunque come batterista e soltanto dall'anno scorso invece ho cominciato comunque a scrivere canzoni. Perché? Perché sostanzialmente avevo bisogno comunque di trovare un mio linguaggio che non fosse quello parlato. Da lì quindi poi mi sono deciso e ho pensato di appunto di concretizzare quello che un po' avevo che appunto avevo coltivato per tutta quanta l'adolescenza. Quindi poi da lì ho incontrato comunque Davide che mi ha dato una grande mano per quanto riguarda gli arrangiamenti comunque dei brani che sono contenuti nell'EP e nel giro di 5-6 mesi diciamo, abbiamo dato vita appunto a questo disco d'esordio del quale sono molto contento e quindi comunque diciamo che appunto la mia esperienza da cantatore è molto giovane, non è che ho avuto molti anni di appunto di esperienza, quindi comunque è da poco questo. Come cantautore, Esatto, che quali sto sono le tue affrontando. influenze principali come cantautore? Allora, diciamo che come influenze appunto ne ho davvero tantissimissime, quindi non nemmeno ti so da dire o Però nominare per questo qualche nuovo nome. percorso musicale c'è qualche In influenza particolare particolare? tutto quello che ha a che fare penso con la musica british e non solo, quindi sia appunto da band oppure cantanti comunque moderni, fino a comunque a parlare anche comunque di Bob Dylan, quindi comunque artisti che comunque fanno parte del passato. Tra virgolette, però sì, no, comunque sono davvero moltissime le influenze, molte delle quali io nemmeno conosco. E Quindi, invece dei cantautori italiani moderni, che ne pensi? sono molto distaccato invece dalla realtà comunque italiana, non l'ho mai seguita con attenzione.
non so se per scelta o per gusto, non lo so. Fai bene, non la pensare, no, questa scena cantautorale italiana. Ovviamente poi ognuno ha i suoi... È vero, ognuno ha le sue preferenze. Io direi di ascoltare un primo brano dal tuo EP e lo faccio lanciare dal mio assistente di oggi, che è Thomas. devi fare qualcosa, no? Dai, lancia un brano. Io direi di ascoltare subito il singolo che ha anticipato l'uscita dell'EP, che è Lo Star. Ascoltiamo. Non consigliamolo durante le partite a FIFA. Non consigliamolo durante le partite a FIFA. Specifichiamo bene dall'EP che si chiama. Tra le varie critiche che abbiamo ricevuto, sì, c'è stata detta una che in particolare che ci ha sorpreso. E il fatto che ci hanno detto è bello, è bellissima la canzone Lo Star, però ho detto mentre giocavo a FIFA con la PlayStation ho perso. Non mi parto di te concentro, quindi magari forse è che è particolarmente bella, ti prende particolarmente. Beh, questa critica è particolare, è però. La più originale che ho mai sentito. Lanciamolo bene questo pezzo. Allora, il primo singolo estratto dall'EP di Vozza, Looking for a Candy Rose, Lo Star. Before the sunset, before the dark, I'll have to find a place to spend the night. And I'm too far from home. Daddy sick, sad and alone. I will cry to taste the salt of the tears, but dry is hand no longer. Anything to say, anything to cry for me, and so.
E siamo tornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Vi ricordiamo che potete ascoltarci anche sulla nostra pagina Facebook, perché abbiamo attivato la diretta e quindi da lì potete mandarci tanti messaggi. Thomas, cosa abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato Lo Star, che è sempre il singolo che ha anticipato l'uscita dell'EP. E adesso è uscito il 12 aprile su tutti gli store digitali, su Spotify. Ma tu lo sai che sei meglio del mio collega? Perché non vieni ogni martedì qua e mi vieni ad aiutare? Nino è molto meglio di te, Thomas. Io ti caccio. No, Nino, non è vero. Allora, Thomas, ho una domanda per te. Perché non posso fare questa domanda né a Vozza né a Davide. Perché altrimenti dovrebbero autoanalizzarsi, quindi la faccio a te. Un po' i pregi e i difetti di questi due ragazzi, però dal punto di vista artistico, non personale. Sì, vabbè, allora tu sei esterno, quindi chi meglio di te? No, partirei da Vozza. Da Vozza, che è lui il più giovane, quello che ha bisogno di più di più essere bacchettato, esatto, no? Essere criticato. Ma in realtà il suo lavoro volevo tanto criticarlo, ci tenevo, capito? Quando mi hanno mandato i pezzi ho detto, bello, adesso faccio una bella critica. Invece i suoi pezzi sono particolarmente validi, anche considerando la giovane età. È vero. Il fatto che comunque è un esordio totale per una persona che ho conosciuto come batterista, tanti anni fa, lo conosco da un po' di anni. Invece è un disco molto valido, dai suoni molto internazionali, io l'ho detto, sento molte influenze, lui non si è sbilanciato, però sento molte influenze, Coldplay, Killers, ho sentito veramente dei suoni nuovi anche per il panorama indie pop italiano, che anche se non mi piace dire il panorama indie pop italiano, perché non mi piace il panorama indie pop italiano attuale. Underground, chiamiamolo underground. E quindi niente. E questo è il pregio. Il difetto, il difetto, quale può essere il difetto? No, ci sono difetti. Sono troppe poche canzoni. vabbò. Bravo. Questo buonismo. No, non, veramente non riesco a trovare difetti. È giovane, questo può essere un difetto, ma può essere un difetto portato dall'invidia. Il fatto che è troppo più giovane di me e già scrive questi bei pezzi. Vedremo in futuro, il secondo disco è quello più difficile. Quindi è vero. C'è gente che non lo fa proprio. C'è gente che non lo fa. Si spaventa. Io lo aspetto, vedremo. Anzi, il secondo disco, diciamo, il primo disco, quello completo, vedremo cosa sarà capace di fare. E poi parliamo, Davide Napoleone è un'icona della musica campana. Purtroppo fa un lavoro di, come si dice, oscuro, è tipo Batman, che lui l'ha detto a salvare la musica in modo oscuro. Bellissimo. Non se ne parla troppo poco, quella è l'unica cosa è la cosa che dico sempre io. Ogni volta che ascolto un suo pezzo dico, perché questo non è primo in classifica ovunque. Però anche qui stiamo parlando, comunque, anche se ha 24 anni, comunque stiamo parlando di un autore giovanissimo. E nella musica italiana adesso si stanno affacciando i trentenni, non esistono anche da sotto i 30 anni, non c'è niente. È vero. Quindi anche adesso comunque ha cominciato la sua carriera da autore, vedremo questi pezzi come andranno in radio. E anche lì c'è sempre la giovane età, lui è giovanissimo e questo lui ha fatto. Quando hai fatto il tuo primo EP? A quanti anni avevi? All'età su 19 anni, ma forse 20, però. Quindi anche per lui il difetto è sei troppo giovane. Però lui è partito avvantaggiato. Lui è partito avvantaggiato perché aveva un Napoleone alle spalle. Lui non era un Napoleone, non aveva nemmeno un rapporto così stretto con me, quindi quello è stato un problema. Magari avrebbe fatto un disco molto più bello. uscito. Anche se il suo disco è comunque molto bello, però io avrei consigliato di non chiamarsi Bogo.
Quello è stato un errore grave. Io avevo detto no, non ti chiamare Bogo, per favore. Però perché ha un nome così importante, Napoleone si chiama. È vero, però. Lo spegne. Vedi, con, è servito a far chiamare lui Bosa. È vero, questo è sbaglio. E quindi lui il difetto io ancora non l'ho sentito, però. Allora, il difetto di da Napoleone possiamo trovare un difetto, che si ha troppa paura di non piacere, invece quando... Invece lui deve solo buttare fuori tutta la musica che ha dentro e farla ascoltare al mondo. Però lui sarebbe... Siamo manda Thomas a fare l'intervista. Lui sarebbe un ottimo manager. Beh, complimenti. Ma di questo parlavamo. Sono un manager. Cioè, sa fare tutto. Sai fare la spalla in radio. Sei un ottimo manager, sei un uomo dalle mille risorse. Dovrebbe semplicemente guidare la macchina. Siamo il camion. Io voglio ritornare a Bozza, non voglio cambiare argomento. Qual è stata la difficoltà principale nel passaggio da batterista a cantautore? O non hai avuto difficoltà? è una domanda difficile. Passa. No, vabbè, non qua di solito noi abbiamo un campanello, cioè il mio collega quindi adesso non c'è, abbiamo un campanello che serve a bypassare le domande a cui non si vuole rispondere. No, voglio comunque cercare di rispondere. Ah, io in realtà pur suonando comunque la batteria da quando ero comunque piccolino, il pianoforte in casa ce l'ho sempre avuto, ed essendo iperattivo la batteria era un po' una sorta di valvola di sfogo, anche se ho sempre avuto un fortissimo comunque amore per il pianoforte come strumento, ma in generale per il cercare melodie comunque particolari e nuove, sì, comunque e quindi il passaggio è stato molto spontaneo, forse nemmeno mi ricordo l'istante comunque preciso nel quale ho deciso di passare da uno strumento percussivo a uno strumento melodico, che poi per quanto sia melodico, comunque alla fine pianoforte e batteria sono molto simili, però appunto avendo il pianoforte ti dà una possibilità in più, era forse questo quello di cui avevo io bisogno, però sì, è stato un passaggio molto istintivo, quasi non me ne sono accorto, più una necessità che è un passaggio abbastanza naturale. Sì. Invece per quanto riguarda l'EP Looking for a Candid Rose, vorrei sapere se c'è una motivazione dietro il titolo e se c'è un filo conduttore che lega le tracce del tuo EP. Allora, in primis diciamo che il titolo in realtà sì, ha un suo significato, che alla fine si può capire, però... si parla comunque di ricerca, quindi si tratta comunque di un percorso mio personale, e tratta di tutti quanti quei dilemmi un po' che durante l'adolescenza un ragazzo complessato si fa. Quindi tutte quante quelle domande un po' esistenziali, no? che vagano comunque nella mente di un undicenne, che poi ho cercato appunto di musicare al fine di avere un confronto con chi stava dall'altra parte, quindi con chi mi ascolta, però sì, appunto comunque si tratta appunto di ricerca, ed è una... io in pratica ho sempre sostenuto che appunto noi le domande esistenziali, il tipo chi sono, perché sto qua, perché io, sono fondamentali, perché tu sai che non ci sarà mai risposta, però ti servono appunto per vivere con molta più profondità comunque la tua vita,
e sono un po' metaforicamente rappresenterebbero la voglia di fare, no? La voglia di conoscersi. Ecco, penso che sia un po' queste EP è un po' sono io che finalmente ho deciso di farmi conoscere per conoscere me stesso più che altro. Quindi è un lavoro molto intimo alla fine. Quindi con te ha funzionato, sei riuscito grazie alla musica a scoprire dei lati nuovi, sì, di te stesso? Sì, mi ha dato una grande mano comunque, mi ha portato a una maturazione non definitiva, però sono... Sei sulla strada giusta? Sì, lo sento. Qual è il pezzo che ti ha fatto penare di più in fase di registrazione? The Rose, che penso che ascolteremo dopo, forse lo facciamo, ok, però comunque che in pratica che è il pezzo iniziale dell'EP ed è stato quello che mi ha dato un po' più problemi, perché ricordo bene che il giorno che dovevamo fare comunque le voci non riuscivo a cantarlo per vari motivi, perché ero stanco, perché non riuscivo a fare, e quindi il fonico mi fa: guarda Massimino, entra completamente nel pezzo, chiudi gli occhi e cantalo, cioè nel senso, fai finta che tu sei in una stanza da solo e lasciaci per perdere, quindi silenzio tutto quanto ciò che hai attorno. Lo faccio, gli do ascolto, sfortunatamente, e entro così dentro il pezzo che non riuscivo a cantare perché mi commuovevo. Quindi ho perso forse 3-4 ore perché non riuscivo a cantare. Poi sono arrivato io, ho usato le maniere forti. Però poi la storia vera è quella. Hai usato il vino. No, io ero di Rama. Cioè, c'era lui, ho detto ok, rimani in sala, regista, stacci tutto il tempo che vuoi. E io stavo di là a farmi i cazzi miei. Dopo ore che non usciva, non riusciva a registrare, sono entrato e ho un attimo sistemato la questione. Anche se poi in realtà, cazzo di pezzo. Anche se poi in realtà poi la voce definitiva l'ho fatto il giorno seguente, ecco. Perché era un po' più, ero meno l'hai fatto preso, troppo male meno preso. Visto che non posso chiederlo a Vozza, perché queste canzoni sono un po' come figli suoi, Thomas, qual è il tuo pezzo preferito dell'EP? Il mio pezzo preferito è facile, perché io lo dicevo prima fuori, è A Real Man. Allora ce l'ascoltiamo, A Real Man, da Looking for a Candy Rose di Vozza. Torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Could vanish, he could break. When the child
Siamo tornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Abbiamo ascoltato, Thomas, diccelo tu. Abbiamo ascoltato la Real Man. L'LP Looking for a Candied Rose di Voza, che abbiamo qui. Allora, ragazzi, perché non ci suonate un pezzo live? Ve lo chiedo in maniera improvvisata. Ma ci proviamo, proviamo. Vabbè. Quale facciamo, Thomas? Mister Nobody. Chiedi una canzone. Loro direi Mister Nobody. Va bene. Niente preparata, Wake up in the morning with the sleeping sun. Get out of bed. Too many thoughts that stun the mind. Open the curtains and open the windows. Let the wind dry your tears. Taste the air. Walk barefoot on the faded floor. No one beside unless your own shadow. We're a cold, a heart and a star. We leap on to leap, and not a day as Mr. Nobody. The sheaves leave the harbor, and you are still here as Mr. Nobody. Eyes fixed on the ground, listening to the sound of your footsteps. It rains on the glittering streets, and everything seems to become magic. Wear a coat, a hat, and a scarf, and leave on to leave another day. Nobody. The sheaves leave the harbor, and you are still here as Mr. Nobody. We are drops in an endless sea. Each in search of light, and no one will follow us, 'cause everyone is a Mr. Nobody. È stato improvvisato, però. Improvvisatissimo. Ma noi vogliamo l'album completo, allora, scusami. Siete d'accordo tutti? Certo che siamo d'accordo. Io però è una difficoltà suonare senza lui al piano. È difficile, ma ero abituato troppo a seguire. Vogliamo ricordare un po' dove hai registrato il disco, chi ti ha aiutato nella realizzazione? Certo. Salutiamo Daniele, esatto, che è a Londra. Ciao Daniele, ciao, ti salutiamo. Allora, appunto, il CD l'ho registrato da Daniele Amoresano presso lo studio Casatier, e prodotto comunque appunto insieme a Davide Napoleone. E, con l'etichetta Tip in Velvet. Salutiamo Gianluigi. Ciao Gianluigi. E,
Il video di Lost Star, diretto da Luca Mordente, che saluto, che è un che comunque è di Aeropoli, è un comunque è un giovane regista molto comunque promettente. E questo è perché non mi sembra che sì, siamo esatto, pochi, siamo pochissimi, esatto. Se dovessi associare un colore all'EP, perché? Perché è il colore stupido. È una domanda stranissima, in realtà tu sei. Mi hai risposto subito. Perché è il mio colore preferito e perché mi ispira sempre rilassatezza, mi ispira sempre non so come dirlo, cioè è molto arioso. Mi dà molta calma. Dove suonerai prossimamente? Dacci appuntamenti. Allora, sì. Questa sera ad Agropoli, però in realtà è una presentazione di un libro che appunto che accompagnerò. Poi alle 22 suonerò ancora ad Agropoli per la giornata dell'arte, che comunque è organizzata dai ragazzi appunto di Agropoli. E per il momento non ci sono altre date, al momento no, però speriamo a breve di fare una scena. Che locali che fanno musica dal vivo, per esatto. Ce ne stanno tanti. Così e così. Allora vi lancio questa domanda che vale per entrambi. Al momento, oggi, il limite maggiore per un musicista qua in Campania qual è? Risponde Davide, che ha molta più spinta di me. Il limite maggiore ce ne stanno tanti, però forse il principale è proprio la mancanza di mezzi e probabilmente di persone in grado di fare effettivamente in grado di stare proprio nell'ambiente musicale e di portare avanti si va dal locale che fa musica dal vivo, che la maggior parte dei locali sono gestiti male, secondo me, rende sulla punta, cioè non abbiamo tutte queste grandi agenzie di booking. Questo o grandi sì. si prova tantissimo a far emergere comunque delle realtà, ma per qualche assurdo motivo non si riesce mai. E fondamentalmente poi chi inizia poi a dar vita a una cosiddetta scena, chiamiamola così, ne rimane poi soffocato all'interno, perché non ho mai visto poi nessuno emergere. Sai, di solito ti faccio un esempio banale: c'è stata negli anni 90 la scena romana a Roma con i vari Fabi eccetera. E quella scena lì ha funzionato perché sono stati bravi a sì unire le forze, ma ad unirle per poi uscire anche fuori da quel contesto. La difficoltà che noto io qui in Campania è che si riesce a creare questa scena, questo contesto, ma poi nessuno ci prova nemmeno, capito? Nessuno ha poi il coraggio di portarla avanti al di fuori di un certo circuito, capito? La collaborazione fra artisti, fra locali, esiste o è un'utopia? Io guarda, già c'è un forte disinteresse da parte delle persone in generale, già dal partecipare a qualche evento live di musica dal vivo, qualche evento artistico, però vedo un forte disinteresse anche da parte dei stessi musicisti, capito? Quindi è molto raro che noi vediamo musicisti a concerti di altri musicisti, capito? Non è spiegato. Quindi no, che diciamo le cose come stanno. No, perché, io guarda, non ho problemi. No, perché io mi rendo conto che la situazione è quella descritta da te. Però ogni volta che faccio una domanda, e lo dico apertamente perché sono abituata a fare così nel mio programma, ogni volta che faccio questa domanda, chi mi è di fronte mi risponde sempre: va tutto benissimo, è tutto bello. Non va affatto tutto benissimo, secondo noi. C'è una forte competizione.
e quella lo quello che la musica, la verità è che non c'è nessuno che fa musica per fare musica, questa è la verità, ecco. Sì. Cioè chi organizza degli eventi lo fa semplicemente a scopo di lucro, chi gestisce dei locali lo fa per avere una sua clientela, cioè nessuno pensa realmente al, al prodotto, al progetto che viene presentato. Viene a suonare da me, ok, quanta gente porti, ok, chi da me che mi rientra, cosa posso puoi darmi in cambio, vedo tu suoni da me, io ti faccio suonare da te, non c'è una vera una vera attenzione sulla musica, quindi fondamentalmente non ha nemmeno poi importanza quello che vai a presentare, capito? E invece che ne pensi di questi collettivi che stanno nascendo, collettivi di cantautori? Ma te lo ripeto, va, ben venga, però che arrivino poi da qualche parte, capito? Che abbiano un obiettivo, che non sia solo poi scambiarsi date a un chilometro di distanza l'uno dall'altro, capito? Che poi fondamentalmente il pubblico è sempre lo stesso, certo, capito? Sono stesse persone. Quindi uno deve puntare a far crescere il pubblico, a far crescere il progetto, a farlo ascoltare a più persone possibili. Quindi è inutile che stasera suoni tu, ti veniamo a ascoltare noi, stasera suono io, venite voi, cioè, capito? Il manager annuisce. Ma purtroppo è così, però nessuno se ne rende conto e continuano ad accontentarsi. Non credo che nessuno se ne renda conto, io credo che lo sappiano benissimo. Probabilmente. Io lo so che Davide è venuto principalmente per farmi ascoltare Vozza, io lo so. Però parlaci un po' di quello che stai combinando. Un po' il tuo percorso in generale. New York. No, una villa a New York. Non ti faccio domande specifiche, ti lascio campo libero. No, mi dovresti fare delle specifiche perché lasciarmi campo libero è rischioso, soprattutto per quello che potrei dire. Quindi. No, sto attualmente collaborando con la Sony TV che ha sede a Milano, qui in Italia. E niente, semplicemente faccio quello che ho sempre fatto, scrivo e questa volta non per cantare io, ma per far cantare altri. Quanto è essenziale secondo te il ruolo del cantautore oggi? In questo contesto oppure in generale? In generale. Ma è oggi ancora fondamentale come un tempo secondo te? Ma prima il cantautore aveva un ruolo diverso. Cioè, quindi noi se parliamo di cantautore, boh, ci viene in mente De André, ci viene in mente De Gregori. Ma loro hanno comunque fatto musica in un contesto diverso, esatto. Un contesto politico e sociale diverso. Quindi oggi, dal mio punto di vista, il cantautore è chi fa hip hop, capito? Chi fa quel genere di musica lì, fatto ovviamente sempre in una certa maniera, quindi non parliamo di hip hop, non prendendo. Però ecco, secondo me, vabbè, no, non vuoi dire. Secondo te è a criterio? No, no, per me lui è a criterio, per me lui è uno dei pochi che possiamo definire cantautore, perché lui è effettivamente... Stiamo dicendo qualcosa di forte. No, e poi, cioè, a me non mi interessa. Lui effettivamente critica a suo modo una realtà, una problematica reale, quindi non ti fa la canzonetta su stasera vado lì ubriaco e scoppio, cioè, esatto, affronta delle problematiche reali. Attuale, lui secondo me ha molto più coraggio di altri. Sì, è un poco consapevole secondo me. No, è consapevolissimo. Dici tu secondo me sì. Sono messaggi forti. Anche perché l'ospite che è venuto la scorsa volta diceva proprio questo: non possono essere considerati i cantautori, i rapper. Ma viene Davide Napoleone. Vabbè, e mi... Noi stiamo parlando di vabbè, fatemi un esempio. Una persona di... sovversiva per natura. Vabbè, io non. In realtà andiamo così d'accordo perché siamo tutti e due contro tutto ciò che dice il resto della gente. No, ma non è vero, semplicemente siamo contro ciò che il resto della gente non ammette, è diverso. Thomas, di ammettere. Lanciamo un altro pezzo dall'EP di Vozza. Quale vuoi io? Io direi di partire con The Rose, il primo pezzo. Chi sei? Chi te l'ha detto? Il primo pezzo dell'EP.
Quindi ascoltiamo The Rose dall'EP Looking for a Candid Rose di Voz. Torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Try to run away. I'm afraid I've lost myself. But I can wait, I have to run. I can be stopped by someone's gun. It's like living in a cage. The streets are dark and lifeless. Just that body's walking. This wasn't what I expected. And e siamo tornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Caro Thomas, vuoi fare tu una domanda? Nino fa sempre le domande stupide. A chi? A Vozza o a Napoleone? A tutti e due. A Vozza, come si torna all'autostrada? Questa è la domanda, questa è la domanda che farò a Francesco. No, come si torna a prendere l'autostrada? Mi guido io a prendere l'autostrada. Questo è un gran sollievo. L'abbiamo risolto. Questo è un gran sollievo. No, a Vozza, cosa vorrei chiedere a Vozza?
che facciamo stasera? No, volevo chiedere una cosa sull'EP, perché hai detto prima che il titolo ha un significato, però non ce l'hai spiegato. È vero! Hai detto il titolo ha un significato e io prima ho pensato... Perché adesso non l'ha lo detto? Dice, perché non me l'ha allora, mai detto? Ok, mi costringe a fare il romantico. Perché non l'hai voluto il dire? Il monologo. Allora, looking for a candied rose, quindi appunto alla ricerca di una rosa candida. Ovviamente si rifà comunque al primo pezzo comunque. E sostanzialmente appunto in questo pezzo io parlo di questo ragazzo generico che non comunque no, non sono io, non è un ragazzo, cioè il mio cugino che va in poche parole alla ricerca di questa rosa. Lui pur di trovarla attraverserebbe mari, monti, colline e pianure, ed è una ricerca che sostanzialmente lui dice, nel senso, io appunto pur di trovare questa rosa, cioè potrei anche morire per trovarla. Adesso questa rosa si può rappresentare comunque una persona, un momento, un sentimento, però io l'ho interpretata come, appunto, come la vita in sé. Quindi è un po' una corsa contro il tempo e contro se stessi, alla ricerca di se stessi. Ed è un po' una ricerca comunque senza fine. E quindi appunto looking for a candied rose, perché appunto sono io che sto cercando di capirmi e di conoscermi attraverso la musica. A me ha soddisfatto questo. È una catarsi. Ha ammesso anche che lui non catarsi. Era un amico. Ha ammesso, alla fine l'ha ammesso. Esatto, l'ho ammesso che sono io. Nel pezzo però no, giustamente. Però comunque è una sorta di catarsi comunque interiore. Io solitamente faccio sempre questa domanda, sto facendo un sondaggio fra gli amici cantautori. Durante un live voi preferite spiegare la canzone al pubblico prima di suonarla, oppure temete che una spiegazione possa influenzare l'ascolto? Chi risponde? Tu o io? No, io in generale non parlo durante la live. Ottimo! Io non parlo. Mi limito a buonasera e grazie. Io sì, no, io come lui, però io sia perché balbetto, quindi voglio cercare di parlare meno possibile. Esatto, meno possibile, per non far brutte figure, e poi perché non penso che è molto più bello quando tu, comunque ascoltatore, riesci a far tuo un pezzo e gli dai comunque la tua interpretazione, che piuttosto che appunto l'artista gliela spiattella comunque in faccia. Cioè è meglio e è forse anche più divertente trovare un tuo significato, altrimenti perde di quel mistero. Io sono d'accordo, penso. Però secondo me è lì che sta la differenza tra cantautore bravo e cantautore meno bravo, secondo me, perché il cantautore bravo è bravo perché il pezzo secondo me deve essere una strada, e l'ascoltatore arriva, percorre questa strada, e giustamente varie persone che percorrono quella strada vedono determinate cose secondo dei loro occhi, e il cantautore bravo sa fare bene la strada e ci mette tante cose che possono interessare o meno. Esatto. Invece il cantautore meno bravo ti mette tutte le immagini, e tu come se andassi, che ne so, museo e vedi qua di queste metafore bellissime di Thomas. Mi piace sta metafora. La tua domanda a Vozza l'hai fatta. Adesso devi fare una domanda a Davide. La domanda a Davide è più difficile, perché allora parliamo di questa sua esperienza come autore. È quello che mi chiedo io, che è la domanda
la domanda che mi faccio a me stesso, e quindi sono curioso di rivolgere a lui. Vediamo. Come viene vista una canzone, cioè io scrivo una canzone e è come un bambino, e quando la do a un artista, come, qual è la sensazione che si prova? Qual è la sensazione che si prova ad affidare un figlio in mano ad uno sconosciuto? Spesso poco raccomandato. Beh, questa è la curiosità un po' di tutti. Attenzione. Bello, bella domanda. Ma spiazzata. No? no, sì. Ma no, guarda che parto io già dal presupposto che con lo scrivere musica, con lo scrivere delle canzoni, già in generale tu vai già a scrivere per qualcun altro, quindi già dall'istante dopo in cui hai registrato quel pezzo già non ti appartiene più, perché tu fondamentalmente scrivi per farti ascoltare, per dare quel brano a più persone possibili. Quindi il fatto di affidarlo ad una voce diversa dalla mia è magari anche a tratti più bello, e poi fondamentalmente se con la voce di qualcun altro ha possibilità di avere un pubblico maggiore, magari adesso si preferisce fare in questo modo. Non ti ha convinto? Non lo soddisfa molto, no, ti vedo un po' interdetto. No, anche perché diciamolo che la musica è di tutti, Thomas. La musica è di tutti, quindi bello. Chi scrive lo fa sì per se stesso, ma ci fondamentalmente per condividere con... Sì, però è anche vero che l'interpretazione del brano è molto importante, è spesso quella è soggettiva, no. Però ti è capitato che qualcuno magari non interpretasse il brano come lo volevi tu, tipo, se ti capita una situazione del genere, tu affidi il tuo brano ad un altro e non lo interpreta nella maniera in cui avresti voluto tu. Ma me ne faccio una ragione, perché vuol dire che, guarda, innanzitutto se un artista decide di interpretare un mio brano è perché in quel brano c'è vissuto qualcosa di suo, quindi è giusto che interpreti poi a modo suo il brano. Fortunatamente mi è andato sempre bene, quindi non è mai stato stravolto più di tanto un brano dalla versione originale. Poi diciamo, il brano che hai scritto per Michele Bravi, a parte che è ascoltatissimo, le recensioni sul disco, non c'è una recensione che non parla male di quel brano. Magari trovo commenti non negativi, però meno belli sugli altri brani, però su quel brano non c'è mai... Siamo tutti d'accordo. Non ci sono mai parole negative, quindi bravo. Bravi, bravi. Bravi. La verità è che è stato fortunato, perché è un gran disco quello di Michele Bravi. È vero. È stata una sorpresa per tutti, perché c'è stato Sanremo, c'è stata una serie di circostanze che hanno sorpreso un po' tutti, quindi è stata una bella cosa. Io direi di prenderci un'altra pausa, dato che c'è rimasta un'ultima canzone da ascoltare dell'EP Looking for a Candid Rose di Voza. Torniamo poi con le battute finali di questa intervista, quindi ascoltiamo Two Roads dall'EP Looking for a Candid Rose di Voza. Torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Two roads, two souls can meet by chance. Begin to doubt their direction, wandering in the blank. They collide, they interweave in a spiral of emotions. And no matter where they go, they just want to flow. Me. Thank you.
cries it's rain. That's how the life goes on. That's how the life. Siamo tornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Abbiamo ascoltato un ultimo brano dall'EP Looking for a Candied Rose di Mozza. Abbiamo ascoltato Two Roads. Purtroppo siamo giunti alla chiusura di questa intervista. Innanzitutto ringrazio Mozza e ringrazio Davide per essere grazie stati te, qua. Grazie a te, davvero. Ringrazio il mio assistente, grazie Thomas. Grazie Thomas per averci aiutato. Io devo ricordare che la puntata che è andata in diretta oggi è stata anche registrata, quindi domani sarà disponibile il podcast sul nostro canale YouTube nella playlist differenti. Per eventuali denunce. E anche il brano live che avete ascoltato poco fa è stato registrato ed il video lo troverete domani sempre sul nostro canale YouTube nella playlist live a Radio Baiano. Detto questo, noi ci ritroviamo martedì sì, prossimo. Sì, ma salutiamo il tuo assistente vero. No! Martedì prossimo saremo con i Flamenco Napulegno Guitar Duo. Purtroppo sarò di nuovo con il mio assistente reale. Cioè con il mio. No, se me lo lasciatemelo qualche giorno. Così magari. Facciamo anche un po' di fare. Ma infatti puoi fare i video. Suona anche all'occorrente. Cioè, tu potresti essere, io so, è da anni che cerco un sostituto. E tu potresti essere il sostituto perfetto. Liberami dal mio. Che ingegneria, tu che devi fare? Esibizionista per non farmi vedere, quindi la radio mi blocca sotto questo punto. Ragazzi, vi ringrazio ancora per essere stati qui. Prima però di chiudere, io voglio sapere le ultime due cose: dov'è possibile ascoltare l'EP Looking for a Candied Rose e soprattutto dov'è possibile reperire informazioni su di voi, quindi tutti i contatti social eccetera eccetera. Allora, l'EP di Massimino è su tutti i store digitali, quindi i vari Spotify, iTunes, Amazon, Google Music. Google Music. E niente, poi c'è la pagina Facebook Vozza. E boh. C'è un canale YouTube? Sì. C'è un canale YouTube. O comunque omonimo, Vozza. Il profilo Instagram. Instagram Massimo. Ah, come sei social? vabbè, c'è giustamente. Anche se nel senso lo ero già prima. Non è stata una necessità comunque. Di esiste anche una pagina per Davide Napoleone. Ah, no, non è vero. Un profilo Davide c'è Napoleone. Un profilo privato su Facebook. Potete mandare la richiesta di amicizia e forse l'accetto. È la verità. Seguite, ascoltate il suo brano nel disco di Michele Bravi, Anime di Carte, il brano si intitola Solo per un po'. Oh, meno male che c'è Thomas, che ce lo ricorda. Un pezzaccio, veramente un bel pezzo. Torni quando fai l'album nuovo? Quando e se? Come? No, come se. Piano piano. Ah, con calma. Ti iniziamo a pressare. Noi ti cominciamo già a pressare. Sì, ma sei pressato lui presso me, quindi. Infatti. Io presso te allora, direttamente. Io ti faccio i miei complimenti, però devi fare subito l'album perché vogliamo ascoltare roba nuova. E prestalo, e anche tu, caro assistente futuro. Io sono il come si dice, la persona che mette ansia, non presso, metto ansia, nel senso dovete cacciare cose nuove che la gente ha bisogno di voi. È vero, quindi ragazzi vi ringrazio ancora per essere stati qui. Noi ci ritroviamo martedì prossimo, ciao. Ciao.